qui con Marco Fasano, presidente dell'Associazione Amici della Fondazione di Cavour, perché ci troviamo appunto a Santena davanti alla casa della famiglia Benso, giusto? Sì, noi in particolare qua ci troviamo all'ingresso principale del complesso cavuriano di Santena, che è formato dalla casa vera e propria, dalla sala diplomatica che troviamo sulla nostra sinistra, dalla tomba, che è importante proprio perché è monumento nazionale da 1911, e poi abbiamo il parco, che sono 16 ettari recintati. La famiglia Benso era una delle 7 famiglie d'albergo di Chieri, che ha scelto di venire a stare qui a Santena, almeno per quanto riguarda la casa di campagna. Dopodiché loro avevano il palazzo principale a Torino, in via Cavour, angolo via Lagrange. Qui ha voluto essere sepolto Camillo Cavour. Vittorio Emanuele II avrebbe voluto seppellirlo a Superga, ma lui aveva chiesto espressamente di essere sepolto qua, perché qui era sepolto suo nipote, che era morto a 20 anni nella battaglia di Goito del 1848. Poi quando l'ultimo erede maschio della famiglia è morto nel 1875, la nipote di Camillo Cavour ha creato qui a Santena il memoriale cavuriano. Nella torre Viscontea ha portato la camera da letto, ha portato le onorificenze, ha portato l'archivio, e poi al primo piano della torre ha lasciato le corone che sono state portate nei diversi anniversari della morte di Cavour. Quindi Santena, al di là degli altri luoghi cavuriani, è veramente il luogo della memoria di Camillo Cavour. Avete avuto anche il presidente Napolitano, che ha definito Santena come uno dei 4 luoghi cari alla patria, nel senso che qui a Santena era già venuto il presidente Luigi Einaudi nel 61, era poi venuto Cossiga, il presidente Ciampi è venuto 2 volte, è venuto Napolitano, e proprio il presidente Napolitano ha inaugurato questo nuovo corso del complesso cavuriano di Santena per farlo diventare il memoriale cavuriano, così come a Caprera, al Forte di Abutici, c'è il memoriale di Garibaldi, a Pisa c'è il memoriale di Mazzini, a Roma c'è il Vittoriano. Ecco, Santena diventa il 4° luogo caro alla patria. E invece prima mi dicevi, Marco, che voi state puntando molto sul parco e su una serie di eventi legati a questa residenza. Perché da quest'anno, da febbraio-marzo, sono iniziati grandi lavori di ristrutturazione proprio per trasformare il complesso cavuriano nel memoriale cavuriano, e quindi sono già iniziati i lavori alle scuderie, inizieranno quelli all'interno del castello verso settembre-ottobre del 2014, e quindi noi abbiamo pensato di valorizzare, puntare molto sul parco, che è un parco straordinario. Tra l'altro Santena è uno forse l'unico luogo al mondo che ha 2 parchi dello stesso autore, che è Xavier Curten, che è l'autore anche del parco di Racconigi, di Pralormo, di San Martino Alfieri, insomma, quindi è sicuramente un architetto paesaggista di notevole importanza. Grazie mille, Marco, complimenti per il lavoro che state facendo con gli amici della Fondazione di Cavour, e volevi ricordarci un paio di eventi. Noi in realtà nel 2014 avremo il castello comunque aperto, ma volevo ricordare i 2 appuntamenti che per noi ormai sono un classico: il 6 giugno, che è l'anniversario della morte di Cavour, e poi il 20 di settembre, il giorno nel quale noi conferiamo il premio Camillo Cavour. Per cui invito tutti a venire sia a visitare la villa, a godere del parco, ma anche a questi due appuntamenti. Thank you.
E per oggi qui da Santena è tutto, noi di 7 Live vi aspettiamo nel nuovo anno, vi auguriamo buone feste, ci vediamo nel 2014 con un sacco di sorprese, a presto!